amici pandagoni e benvenuti in un nuovo video. Se mi vedete vestito uguale al video di prima è perché li sto girando adesso. Però vabbè, tipo, questa è l'intro per la make-up collection, che non veniva il titolo, che tipo già girato un mese fa. Però non avevo voglia di registrarvi questa intro di 2 minuti, però non c'avevo proprio voglia, quindi... E quindi ve la sto registrando adesso, però tipo il video risale un mese fa, però non fateci caso, mi volete bene lo stesso, sono una pessima youtuber. Appunto, in questo video vi faccio vedere la collezione dei miei trucchi, spero che vi piaccia. Purtroppo non è molto ordinata, tipo è sistemata sulla scrivania, nonostante vorrei una postazione tutta wow make up figa come quella di Gloria Fair, che gliela invidio troppo. Infatti il video tipo non è nemmeno editato come quello di Gloria Fair, perché cioè, non c'era nulla da editare, tutto figo come ha fatto Gloria, perché la mia postazione non è figa come la sua. Però vabbè, particolari. La cosa principale del perché sono sistemati così è perché appunto io c'ho pizzetta, quindi li devo sistemare per forza così, se no pizzettino vai se li mangia, perché è un coniglio cattivo. E nulla, so che, cioè, non ne ho nemmeno tantissimi, però alla fine non sono nemmeno pochi, perché una persona normale non ne ha così tanti, perché tipo c'è mia madre che io tipo ho fatto, oh mio Dio, è solo quello, tipo mia mamma c'ha un fondotinta e una matita per gli occhi, tipo, e tipo c'è due cosine appunto così, e tipo poi ci sono io, quindi non è nemmeno normale, però io c'ho una passione veramente grandissima per i trucchi e per il make up e queste cose qua, quindi i miei soldi li spendo così principalmente. No vabbè, io tipo ho tante passioni in realtà, perché io c'ho una malattia un po' per tutto, per magliette, vestiti, borse, scarpe, trucchi, tutto. Le faccio una malattia di tutto, quindi non sono normale. Però spero che questo video vi piaccia, se è così lasciate... Allora, io tengo i miei trucchi tutti qua. Cioè almeno la maggior parte, poi ci sono 2 o 3 cazzatine in giro per la stanza per abbellirla, però del resto tengo tutto... qui. Ora vi farò vedere tutto più precisamente. So che non è il massimo dell'ordine, però non avendo una casa tutta mia, questo è lo spazio che sono riuscita a darle. Partiamo da quell'angolo lì. Partendo da qua, allora vabbè, a parte che c'è questa palettina qua che mi aveva regalato una di voi, che è appoggiata lì, però le palette non le tengo lì. C'è questa lampada che ogni tanto uso per truccarmi. Poi c'è questa specie di scatolina molto messa male, dove dentro tengo tutti i miei mascara, piegaciglia, elastico e queste cose qua. Adesso dentro ci sono tutti i tipi di mascara. Poi c'è questa scatolina qua che mi avevano dato con un'edizione limitata di Kiko Natalizia, dove dentro tengo tutti i miei ombretti mono, tra cui Kiko, penne di Kiko, questo qua della Wet n Wild, da Balm, Essence, vabbè, della Essence ho solo questo, non ne ho molti rossetti mono. Poi c'è questo qua della Derby, Deborah, Make Up Revolution, cosine che mi avete regalato voi, questo qua dell'Astra, vabbè, cose così. Poi invece qua c'è questa qua, che mi avevano dato con un ordine di Sephora, dove dentro tengo le mie palettine più piccoline. Allora, qua c'è questa qua della Hawaii, che è questa qui. Poi c'è questa qua della Too Faced, che è dentro, ed è la Natural Matte. Poi c'è questa qua di Kiko, che ne dovrei avere un'altra, però è in un altro posto. Questa qua di Kiko, che era un'edizione limitata. Poi vabbè, qua c'ho i primer che mi avevano dato con l'ordine della Urban Decay. Poi qua ci sono 2 palettine Kiko edizione limitata, e sono la 1 e la 2. E sotto invece c'è la terra col blush in tutti e due. Poi qua c'ho questa qua che è della Naked, sarebbe la Urban Decay Naked Flashed, che è questa qui.
Poi, vabbè, c'ho questa qui, un pennellino random, questa qua della Catrice, questa qua della Psycharm Formula, non lo so dire, questa qua di Sephora, che era bellissima, ora non la sto più utilizzando, però mi piaceva tanto. Poi vabbè, c'ho queste qua tre della Essence che, oddio, sono messa malissimo perché mi si è rotto un blush. Poi c'ho questa qua che è della Shaka, che ora mi sono sporcata tutta la mano. Shaka. Poi c'ho questa qui. Poi c'ho quest'altra della Shaka, che sarebbe la Depp. Non ho mai trovato le altre, però mi piacevano tantissimo questa qui. Un po' un casino. Poi c'ho questa qua che è della Deborah. C'ho un'altra VIP Pass perché per arrivare a 60 euro e avere la spedizione gratuita aggiungevo sempre quella. Poi c'ho questa qua della Pupa. E poi c'ho quest'altra della Makeup Revolution che mi ha regalato sempre una di voi. Poi dietro questa catasta di scatole ci sono tutte le mie ciglia finte che mi hanno mandato dei siti con cui ho collaborato. Poi qua c'è questa cosa di pennelli, questi pennelli li avevo presi su eBay, non servono a nulla. Poi qua vabbè c'è il mio Chuck, poi qua sotto c'è la mia amatissima palette di Kiko che ho composto tutta io. Mi era costata un bel po', però vabbè, ne vado fiera. Poi qua invece ci sono tutti i miei prodotti labbra. Sì, sono tutti qua, vabbè, a parte il rossetto che c'è in borsa. Partendo da qua ci sono questi tre rossettini che mi aveva regalato una di voi. Poi c'è questo qua che mi avevano regalato con un ordine. Poi vabbè, Kiko. Poi qua ci sono le scatoline dei miei rossetti MAC, non li ho buttati. Questo lip gloss che mi aveva regalato sempre una di voi. Mascara della Wycon. Un rossettino della Kiko edizione limitata, questo qua lip gloss nero della Wycon, il burro cacao. Poi c'è questo qua che mi ha regalato sempre una di voi all'incontro, non fate caso io sono in pigiama. Poi vabbè, qua ci sono le mie pochissime matite labbra che ho, perché vi devo dire non ne vado matta, però vabbè un paio ce li ho perché sono carine. E poi vabbè, qua c'ho questi due Kajal. Ne manca uno, dov'è il terzo? Manca quello nero. Vabbè, mi manca il Kajal nero. Qua c'è questo eyeliner della Kiko. Qua ci sono altre finte labbra della Wycon perché, come vi ho detto, le amo. E sono queste qui. Qua c'ho questo qua della New York Color, rossetti Kiko. Qua c'ho questo qua dell'Astra. Qua c'ho questo qua, questa matita rossetto della Rimmel London, questo qua della L'Oréal Paris, rossetti Kiko, lip gloss Kiko, questo qua che cambia a seconda del carnagione della pelle, non lo so io. Poi vabbè, questo qua che è uguale all'altro. Qua ci sono i miei tre rossetti MAC, poverini. Speriamo prima o poi la collezione cresca. Poi qua dietro ci sono i miei due di Mulac, ecco qua il terzo Kajal che vi dicevo che sono sempre della Psycans Formula, questo rossetto Shaka che non mi piace per niente. Poi qua ci sono tutti i miei eyeliner, questa è una matita labbra, questa me l'aveva regalata sempre una di voi, me l'avete mandata a casa. Poi qua ci sono tutte le matite occhi, eyeliner, matite bianche, sempre eyeliner e matite, sì, qua ci sono solo matite. Poi andando avanti, qua ci sono dei blush. C'è questo qua della Shaka, quest'altro della Shaka, questo qua della Astra. Poi ci sono quelli liquidi, questo qua della Deborah. Poi vabbè, c'è questo Kabuki. Poi qua c'è questo qua della Essence, questo qua della Kiko, sempre della Kiko che non ho mai usato. Questo qua liquido della L'Oreal. E poi ci sono questi rossettini qua che mi avevano mandato sempre con un ordine come omaggio. Poi andando avanti c'è questa specie di coso di Yankee Candle dove io dentro ci ho messo tutti i campioncini di rossetti.
dell'Avon e qua ci sono tutti i miei correttori. C'è questo qua che mi avevano mandato con una collaborazione, questi qua della Maybelline che sono i miei preferiti, poi c'ho un po' di, ho 4 o 5 di questi qua della Rimmel London, se non mi ricordo male, poi c'è questo qua della L'Oreal che non mi fa impazzire, poi c'è questo qua il classico di Essence, poi c'è questo qua che è della Wycon, non mi piace per nulla, e vabbè qua c'è anche la colla per le ciglia finte, poi qua c'è un'altra colla per ciglia finte, c'è questo correttore qua, un altro correttore della Lacoste, poi qua ci sono quelli più piccolini della New York Color, qua c'è anche questo qua della Kiko, poi c'è un altro che è in polvere, me l'avevano mandato con una collaborazione, e poi qua ci sono sempre questi due correttori della Kiko e nulla. Invece andando avanti, qua ci sono tutti i miei prodotti per sopracciglia, se non mi ricordo male ci sono tutti, ci sono due matitine della Essence, poi c'è questo qua che è della Essence, sempre una palette per sopracciglia, poi ci sono questi due che sono mascara per sopracciglia della Maybelline, poi c'è la mia palette per sopracciglia della Pupa, quella della Kiko, questo qua della Essence, è un cajal nero. Poi allora ci sono qua dentro tutte le mie ciprie: Pupa, Deborah, Shaka, New York Color e Kiko. Qua c'è un bronzer della Rimmel London. Poi qua c'è questa cipria che mi aveva mandato sempre una ragazza di voi, me l'aveva spedita qua a casa. Poi qua c'è una cipria della Lacoste. Poi qua c'è questo illuminante della Essence, una cipria tutta rotta della Essence. Poi qua ci sono dei cotton fioc per il trucco. Spostiamo qua. Qua ci sono tutti i primer. Vabbè, c'è un correttore verde che non so perché non è per correttori. E vabbè, ci sono questi correttori qua della Shaka. La palette di correttori della Kiko che ho usato una volta se non sbaglio ed è questa qua, primer della Debbie che mi ha regalato una di voi, primer occhi Kiko, primer occhi Kiko, primer viso, e poi qua sotto ci sono dei campioncini, dei prodottini che mi aveva mandato un'azienda. Poi andando qua ci sono tutti i miei fondotinta. No, non è vero, non tutti. Alcuni, cioè ne ho una in borsa. Allora, qua c'è questo qua della Rimmel London, sempre Rimmel London però BB Cream, sempre Rimmel London, questo qua della L'Oreal, un altro uguale della L'Oreal, un altro L'Oreal, altri due L'Oreal, poi sempre Rimmel London, questa è una CC Cream che non mi è piaciuta per nulla, l'avevo comprata in farmacia, che è questa qui, poi c'ho questo qua che è della Maybelline che non mi era piaciuto per niente, poi c'ho questo qua che mi piace tantissimo, l'unica cosa che mi fa uscire le brugole è della L'Oreal, poi ne ho un altro uguale, poi c'ho sempre un altro della L'Oreal che è un anti-age, non l'avevo letto quando l'avevo comprato, poi c'ho questo qua che per me purtroppo è troppo scuro ed è sempre della Rimmel London, poi c'ho questo qua che mi piace tanto, è della New York Color, poi qua ci sono, c'è un eyeliner della L'Oreal, lo mettiamo tra gli eyeliner, qua c'è il mio fondotinta in polvere della Wycon, che questo l'ho preso da pochissimo ma mi sta veramente piacendo tantissimo. Poi questo fondotinta compatto della Lacoste, ci sono due, tre fondotinta della New York Color in mousse, uno della Essence,
Poi per finire, se non sbaglio, c'ho questo qua che è sempre in mousse della Maybelline. Poi qua dietro c'ho questa palette che avevo comprato su eBay. Sopra ci sono i blush e poi ci sono due file di ombretti. Oddio, una mano un po' difficile. Però qua c'è una fila e sotto ce n'è un'altra. Vediamo se riesco a farvela vedere. Ecco. L'avevo pagata tipo una trentina di euro. Questi qua sopra mi piacciono, gli ombretti non molto. Poi qua c'ho questi due blush e bronzer della Psycans Formula che non li ho mai usati, però il packaging mi piace tantissimo. Qua c'è una scarpa col tacco e qua c'è un corpino che è stupendo. Poi vabbè, c'ho questo qua che è un lip gloss della Yves Saint Laurent. Poi c'ho questo qua che è un campioncino NARS. E poi passiamo qua. Qua ci sono le mie tre naked. Ora comprerò anche la Naked Smokey perché mi piace tantissimo. E queste sono le prime tre. Avevo un'altra, non mi ricordo se della 1 o della 2, l'avevo regalata a mia madre perché me le avevano mandate con una collaborazione. Qua c'è la Nude Tude, che anche di quella ne avevo un'altra, l'avevo regalata a mamma. E poi qua dentro c'è una spugnettina per robe particolari. Questa me l'avevano mandata sempre, questa scatolina sempre con la Sephora. Poi qua c'ho questi tre ombretti illuminanti della Kiko. Poi qua c'ho blush della Mulac, coso per il contouring della Mulac, blush della Mulac, e questo è sempre un altro coso per il contouring della Mulac. Qua c'ho questo blush della L'Oreal che mi ero anche dimenticata di avere. Qua c'ho questo qua che è della Pupa, che è sempre un blush, blush di Essence, blush di Essence, blush di Essence e blush della Calvin Klein. Poi qua ci sono altri due blush della Essence. Ecco. Per finire, se non sbaglio, vi ho fatto vedere tutto. C'è questa scatolina qua che è un po' poverella. Dove dentro c'è un mascara, perché quando mi trucco ci butto tutte le cose qua dentro. C'è uno scotch appunto per truccarmi. Ah, pure qua c'era un mascara. Sì, il mascara io li sbatto un po' così a caso. Questo qua lo adoro. Ma qua c'è anche un eyeliner. Vedete quanto io sia ordinata. E vabbè, qua c'è anche un ombretto nero. Qua ci sono sempre blush per. Ci sono questi tre blush fatti così della Kiko, questi quattro blush sempre della Kiko che sono dell'edizione di base, un blush sempre della Psycan Formula che ha un packaging veramente bellissimo. Poi questa è la palette che vi dicevo prima della Kiko, che se ne apre, sì, che è veramente stupenda. E poi ci sono sempre due palette della Kiko, sempre della stessa collezione, che però una è di blush e l'altra è di un bronzer illuminante, e invece questa qui è l'altra. E nulla, penso di avervi fatto vedere tutto. Qua ci sono le mie lenti a contatto, una matita che ho rubato all'IKEA e una Big Bubble. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty. Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Sotto nei commenti scrivetemi quale prodotto make up vi è piaciuto di più, se avete qualche prodotto make up da consigliarmi, perché mi farebbe piacere appunto scambiarci dei pareri. E nulla, se vi va mandatemi la foto della vostra make up collection, oppure se siete come mia madre che non siete appunto grandi appassionati di make-up, non so, mandatemi la foto dei vostri trucchi e taggatemi su Instagram all'hashtag la make-up collection dei pandacorni, hashtag a caso. E nulla, io spero di avervi tenuto compagnia
lasciate un like se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi se non siete iscritti. E seguitemi sui socials, che sono sotto nell'info box. Nox! Voglio scriverti una lettera che parli di me, che sia inconfondibile. E tu una busta da lettere, aprirla, sai che effetto fa.